Un viaggio alla riscoperta degli antichi mestieri, del fascino della tradizione che, tramandata di generazione in generazione, sopravvive ai secoli e giunge fino a noi con il suo patrimonio di storia e di saperi da preservare con cura. Un modo per insegnare ai giovani ad amare le antiche professioni, che se tutelate e valorizzate possono anche offrire validi sbocchi occupazionali. Ambizioso l'obiettivo del Rotary Club Corigliano Rossano Sibaris, guidato dal presidente Francesco Garasto, che con la collaborazione di altri club rotariani della fascia ionica ha promosso il progetto Allievo Maestro d'Ascia per la Nautica da Diporto, rivolto agli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore Nicolas Green di Corigliano, indirizzo nautico, corso logistica e trasporti. Questo progetto nasce da un gruppo di lavoro, cioè dalle idee di un gruppo di lavoro, o meglio di ricerca all'interno del nostro club, del club Corigliano Rossano Sibaris. Una ricerca che io definisco intelligente, cioè quella di riportare in vita delle attività, dei mestieri, delle vecchie arti che sono scomparse o quasi completamente scomparso. Intelligente perché la nostra ricerca è mirata a queste attività che oggi possono dare l'opportunità ai giovani di poter trovare un posto di lavoro. I nostri giovani si sono impegnati in questo progetto, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni e abbiamo per questo progetto coinvolto tutti i club Rotary, da Trebisacce a Cassano Sibari, il Corigliano Rossano Sibaris, il Rossano Bisanzio, Cariati e Cirò. Questo progetto poi si è sviluppato, oltre che alla Capitaneria di Porto di Corigliano, Schiavonea, si è sviluppato qui nel cantiere navale di Cariati del maestro Antonio Montesanto e dei figli. Un cantiere che è rimasto ormai l'unico punto di riferimento perché gli unici maestri d'ascia sono appunto il maestro Antonio e i suoi figli. I maestri Montesanto hanno imparato il loro mestiere qui a Cariati da vecchi maestri della scuola sorrentina, ecco perché i gozzi, soprattutto i gozzi, come il gozzo cariatese ma anche sorrentino, e grossa imbarcazione anche di 22-23 metri, quindi un cantiere che può dare effettivamente lavoro a tante persone, perché le richieste ci sono, solo che non si riesce a soddisfarle proprio perché mancano delle vere maestranze. Tra i partner del progetto la Capitaneria di Porto di Corigliano, con cui il Rotary e la scuola hanno sottoscritto un apposito protocollo di intesa. Proprio presso la Capitaneria i ragazzi hanno avuto modo di apprendere le attività svolte e di conoscere le varie figure presenti all'interno di una struttura portuale. Lo scopo di questa iniziativa è quello proprio di portare i ragazzi, il mondo della scuola, a contatto con la nostra realtà, che è una realtà, come tutti sanno, molto complessa. Abbiamo parlato infatti di quelli che sono i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, che come tutti sanno spaziano dalla sicurezza della navigazione al soccorso in mare e anche alla disciplina dei movimenti delle navi in porto e della sicurezza della navigazione anche in ambito portuale. Quindi l'aspetto della sicurezza della navigazione visto nel suo spettro più ampio, che è sicurezza in mare e sicurezza anche nei porti. Avete anche poi introdotto la figura del pratico locale, che rappresenta un po' una novità per il porto di Corigliano. Sì, ecco, parlando proprio di sicurezza della navigazione nell'ambito dei porti, la figura del pratico locale o del pilota nei porti di maggiore importanza è fondamentale, perché il pratico locale o pilota è prima di tutto consulente del comandante del porto per tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza della navigazione in porto, e poi è colui che diventa, nel momento in cui la nave arriva e deve
fare manovra per entrare in porto o deve fare manovra per uscire dal porto diventa il punto di riferimento fondamentale del comandante della nave, perché il pratico locale o pilota è colui che ha la conoscenza del porto come approdo, ha la conoscenza dei fondali, ha la conoscenza dei venti dominanti, delle correnti, e quindi con il suo consiglio aiuta il comandante della nave alla migliore effettuazione, al migliore svolgimento della manovra. Il progetto, partito a febbraio, rappresenta un'esperienza pilota tesa ad avvicinare la scuola al mondo del lavoro, fornendo agli studenti le conoscenze e gli strumenti necessari. Da qui le lezioni teoriche e pratiche anche presso il cantiere navale Montesanto di Gariati, dove i ragazzi hanno svolto una serie di attività e acquisito nuove competenze. Questo sta dando grandi risultati, insomma, una valenza importante, anche perché il maestro Dascia racchiude poi in sé per sé tutte le materie che si studiano a scuola: italiano, matematica, pratica professionale, fisica. E quindi i ragazzi hanno visto come da un pezzo di legno si riesce, insomma, a costruire una barca. Ma perché ci abbiamo tenuto in primo luogo? Anche perché abbiamo visto che in tutto lo Ionio l'unico cantiere esistente, e quindi quest'arte, questa nobile arte dell'arte marinaresca e quindi del maestro Dascia, esiste solo da noi. Ora, onde evitare di perdere quest'arte, abbiamo cercato quindi di inculcare nei nostri alunni la possibilità di apprendere quest'arte. E devo dire che alcuni alunni stanno seguendo con molto impegno, con entusiasmo quest'arte. Abbiamo, diciamo, visto nascere proprio una barca dal pezzo strutturale, la chiglia, fin a completarle. Qui adesso è impavesata appunto con tutte le bandiere del Gran Pavese, è in festa, perché è un evento storico pure per la cittadina di Gariati, in quanto anche qui si riesce, insomma, a costruire barche di una certa tonnellaggio di stanza, e che vuol dire che se i ragazzi davvero riescono a seguire proprio, diciamo, le professioni, la nostra terra, che non è avara di soddisfazione. Basta semplicemente saper trovare, diciamo, le giuste direzioni per apprendere un arte o un mestiere. Noi in questo cantiere abbiamo aiutato sotto anche la supervisione di Antonio Montesanto, il maestro Dascia qui di Cariati. Abbiamo aiutato a costruire questo gozzo di tipico cariatese. È un'imbarcazione tipica appunto di questo bel paese, possiamo dire. E qui, oltre alla costruzione delle navi, si va anche alla riparazione di qualsiasi imbarcazione, tipo fuori abbiamo anche una vedetta da guardia costiera. Questa figura che noi abbiamo cercato di far nascere in sinergia con il Roder è stato proprio questo, cioè quella di coltivare di più i nostri alunni per farli rimanere nella propria terra. E questa è quella che si sta ponendo la scuola. Infatti, all'attenzione proprio della buona scuola, di quella che si sta creando, è di fare tanti progetti di alternanza scuola-lavoro. Io penso che con questo progetto abbiamo dato tanto ai ragazzi, anche perché, vediamoci bene, il mare non è che insegna un mestiere. Mare esalta e rafforza l'animo del ragazzo, quindi oggi sì, abbiamo visto come si costruisce la barca, però il ragazzo, quello di logistica e trasporto, sa che lui come lavoro farà la conduzione del mezzo navale, condurrà questa nave, ma nello stesso tempo saprà anche come è fatta. E cosa avete imparato? Non soltanto a livello didattico, ma proprio che cosa vi ha insegnato tutta questa esperienza? Ci ha insegnato soprattutto che bisogna lavorare assai per la costruzione, questo è... ma poi ci ha insegnato anche che le navi di adesso sono tutte quante uguali, perché vengono fatte con lo stampo e roba varia, però le navi in legno, ognuna è unica. La tradizione dei maestri Dascia si rinnova a Cariati da circa un secolo e da una quarantina d'anni Antonio Montesanto, allievo della scuola sorrentina, insieme ai suoi figli è l'unico punto di riferimento nel settore sul territorio. Noi siamo entrambi maestri Dascia e abbiamo iniziato assieme a nostro padre facendo delle barche tradizionali, le barche tipo il gozzo, poi le barche di pescherecci in legno, la struttura tradizionale. Ora pian piano ci stiamo addentrando su nuove costruzioni in compensato marino e resina epossidica. Sono
diciamo, la tradizione resta sempre, però con le nuove tecnologie, nuovi materiali, proprio per far fronte a nuove richieste. Che effetto vi ha fatto vedere comunque dei giovani che durante questo progetto si sono anche un po' appassionati a quella che è la tradizione dei maestri d'ascia? L'effetto dei giovani è particolare, l'unica cosa, piacerebbe se loro iniziassero ad entrare pure a far parte di questo lavoro, che è una tradizione che comunque va a perdersi, anche perché è un lavoro abbastanza manuale, tradizionale. Il percorso progettuale, oltre a rafforzare la sinergia tra i Rotary Club del territorio, ha senz'altro avuto il merito di arricchire gli studenti e di valorizzare quella che è una vera e propria eccellenza locale. Qui a Cariati ci siamo come Rotary impegnati a valorizzare questo progetto e noi l'abbiamo subito caldeggiato, avendo l'opportunità di avere questo cantiere che ormai è un'eccellenza non solo dalla Calabria ma diciamo a livello nazionale, perché maestri d'ascia ormai è un mestiere che va scomparendo. Per fortuna qui a Cariati c'è una tradizione familiare che porta avanti questo cantiere e con l'apporto di questi ragazzi dell'Epsia è un'opportunità che si pone a questi giovani nel poter valorizzare questo tipo di attività artigianale. Tra le attività svolte, la visita presso lo storico cantiere Aprea di Torre Annunziata, la cui nascita ufficiale è sancita in un documento del 1760. Qui i ragazzi hanno avuto modo di apprendere ulteriori segreti del mestiere. Un'esperienza ricca e completa che ha insegnato tanto ai ragazzi, facendoli appassionare a quelli che sono i mestieri del mare.